potere robotico, ma soprattutto a amiche di potere robotico. Come sentite, c'è il mio Garmin che ci sta portando verso il Mattova Comics. Oggi siamo privi di Sensei, siamo soltanto io e l'avvocato, perché Sensei aveva ben altri affari. Affari da svolgere. Da svolgere, importanti. A livello personale, diciamo. Sì. E quindi siamo in due somari, invece di essere tre briganti e tre somari, siamo due somari. Garmin spacca le balle, spero che non spacchi troppo le balle, ma non mi inquadri troppo. Beh, ma io solo da una parte. Inquadri come ho fatto nel vecchio video verso Novegro, il paesaggio, che diversamente dall'altra volta, oggi è solare e quasi primaverile, quando invece quello di Novegro era tremendamente inverdale e uggioso, anche perché si era partito tipo alle 7:30 e invece adesso siamo praticamente alle 10:25 del mattino. Noi abbiamo tempi di partenza molto diversi da quelli del Sensei. Noi l'affare ci aspetta. A noi l'affare aspetta. Aspetta, non è per forza. Esatto. Speriamo di trovare, almeno io spero di trovare qualche staccionata o magari anche qualcosa di non straccione, però a prezzo decente. Se avrò bisogno di consulenza, naturalmente io chiamerò via cellulare il nostro Sensei, che ti darà tutte le dritte su prezzi e mica prezzi, e noi abbiamo questa fortuna qua. E niente, vedremo com'è il Mattova Comics, farò poi sicuramente delle riprese un po' in giro, vedremo se ci saranno delle cosplay un po' fighe anche da fotografare o da videare. So che mi ha detto il Sensei che oggi ci sarà là il nostro amico Kuro. Vedremo se lo troviamo in giro, se lo troviamo sicuramente lo saluteremo, perché è sicuramente uno dei nostri aficionados che ci segue sempre, e lui ha una pagina YouTube molto interessante sui manga, e quindi speriamo di incontrarlo. Purtroppo non incontreremo il nostro amico Viper Toys, perché lui ci è andato ieri e non ci ha voluto aspettare. Bastardo. Posso aggiungere. Subito volevamo andarci anche noi sabato, ma dato che noi siamo dei poveri operai pezzenti che non possono decidere quando andare. Noi dobbiamo, siamo un po' schiavi del padrone. Siamo un po' schiavi del padrone. Da quel punto di vista lì. Purtroppo. Ecco un ciclista. Ecco un ciclista che è tutt'oggi che è scasso di maroni. In mezzo alle bande. Sì, è come i fiori, appena spunta la primavera sbocciano. Sì, sbocciano. E sbocciano anche le bande. Nel nostro paese oggi ci sono stati anche corridori, maratoneti, vecchiette che sbagliavano. e tanto così. Va bene, niente, per il momento ci salutiamo e sicuramente continuate a guardare il video, vediamo che cosa le cose interessanti che ci potranno essere al Mattova Comics. Speriamo tante, anche se non lo so. Va bene.
siamo al momento consultivo della giornata. Giornata interessante, carina, ci siamo divertiti, però non abbiamo acquistato un cazzo perché non abbiamo trovato un cazzo. Né di stracionate e né di cose interessanti a prezzi interessanti. O perlomeno qualcosa avevamo trovato da un buon tempone, ovvero un GX44, se non sbaglio, ovvero il Super Robot 28 singolo, quindi non quello insieme all'altro robot, ma quello singolo, che ci ha sparato subito un prezzo di 150 euro e che mi ha fatto venire un po' la colina in bocca. In bocca, diciamo. Diciamo che ha fatto, come dicevo una volta Viper, mi ha leccato un po' le parti, le parti intime. Le balline, sì. Soltanto che praticamente non abbiamo colto la palla al balzo, ce ne siamo andati, anche perché eravamo, essendo privi di sensei, cioè non ci deve sensei non ci devi, sì, mandare in giro da soli, perché da soli facciamo delle cazzate, ma lui lo sa, occhio, lui lo sa che facciamo le cazzate, lui lo sa sempre, però noi le continuiamo a fare, che ci vuoi fare. E allora niente, cosa volevo dire? Che nel momento in cui ci ha detto quella cifra lì ero interessato, però ho detto faccio un giro in fiera, poi ritorno e magari lo compro. Quando siamo ritornati... Faceva i prezzi buoni, ricordiamo, che sì, si era vantato di... Si era vantato, io faccio i prezzi buoni perché così vendo. Bravo, allora faccio un giro e poi ritorno. Fatto sta che quando siamo ritornati invece che 105... Mamma mia, poi abbiamo visto che era tutto talebano. Penso di averlo filmato, quindi dopo... E invece ci aveva messo su un post-it con su 400 euro. Cioè siamo passati a 150-400. E all'inflazione. Anche sapendo che io sapevo che più o meno quell'oggetto lì costava tanto. 150 infatti mi sembrava uno poco, ma 400 mi sembra anche esagerato. Comunque purtroppo l'affare è andato in merda, perché se avevamo il sensei lì, mi diceva di comprarlo subito senza pensare. Prendevamo il malloppo e scappavamo. Purtroppo non abbiamo colto. Altre cose interessanti non ne ho trovate, soprattutto per quanto riguarda diciamo il mio angolo, ovvero l'angolo dello straccione. Non ho trovato niente di straccionamento interessante, quindi passere, direi passere tante. Ho fatto qualche filmato, se l'avete visto prima, una Catwoman, un'altra vestita di verde, dove ho tentato anche di inquadrargli bene il culo. Direi che effettivamente di figa ce n'era. Figa tanta, buona. Poi anche donne tettute. Beh, figa, Madonna. Provato. Quella non si è riuscita a fotografarla perché sarebbe stato. Sarebbe stato troppo imbarazzante. Troppo imbarazzante, dal tanto che era abbondante. Sì. Però figa, ragazzi. Perché aveva veramente dei peoni. Occhio, 70. Boh. Speriamo che non hai preso la moto. Perché non mi suona sta faccia? Perché non lo so. Però figa. Vabbè. E allora tutto qua, amici di Potere Robotico, ci salutiamo e ci vediamo in un altro filmato, come posso dire, in un altro filmato robotico oppure di una qualche fiera, se andremo in altre fiere prossimamente. Va bene.